Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, come potete vedere sono con gatta Stellina che sto andando dal veterinario così finalmente oggi scopriamo, spero almeno che me lo dicano subito, scopriamo che cos'è questa pallina sottopelle che ha qui proprio dietro la testa, praticamente sulla nuca. Che mi sta facendo preoccupare tantissimo, anche perché non so, siccome lei ha tantissimo pelo ed è molto lungo, non so se è cresciuto in poco tempo oppure se ci ha messo tantissimo a diventare di questa grandezza, perché è proprio su un punto in cui non si sente, quindi, ed è proprio dove le hanno fatto tutti i vaccini che le hanno fatto praticamente lì. E quindi non so se magari è tessuto cicatriziale, non lo so, ho pensato mille cose, un lipoma, un ammasso di grasso, vediamo ragazzi, vediamo, perché il veterinario mi aveva fatto abbastanza preoccupare al telefono onestamente, dicendomi può essere niente, può essere un tumore, mi ha detto così, io cioè, quindi sì, tra poco finalmente, e non vedo l'ora, avremo buone notizie, dai. Gatta Stellina, devo dire, bravissima, ogni tanto si lamenta un pochino, ma Gatta Stellina, siamo qui in fila, stiamo aspettando il nostro turno. Gatta Stellina, l'ho messa verso la finestra così può guardare fuori, una bellissima giornata oggi. Ero patatina, sei bellissima. Abbiamo anche incontrato un cagnolone enorme poco fa e quasi quasi hanno fatto amicizia. Gatta Stellina, dai che tra poco torniamo a casa, gatta patatina, dai che tra poco torniamo a casa, gatta patatina, mia Stellina con gli occhi smeraldo, la mia Stellina con gli occhi smeraldo. Brava patatina. Sono tornata a casa, come potete vedere dal mio sorriso è tutto a posto ragazzi, ho potuto tirare un respiro di sollievo finalmente perché ero molto preoccupata, ma allora mi ha detto che si tratta di un lipoma, siamo sicuri al 99%, vi spiego. Allora, ovviamente per via del Covid ho dovuto aspettare fuori, quindi non ero presente quando lui è andato a visitarla, ha trovato un lipoma sulla schiena di cui io non mi ero accorta assolutamente. Mi ha detto che è riuscito ad analizzarlo e appunto si tratta di un lipoma grasso, niente di più. Quello invece sul collo non è riuscito ad analizzarlo perché Gatta Stellina era arrabbiatissima, agguerrita e non si è, cioè avrebbe dovuto anestetizzarla per poter fare una biopsia e analizzare che cos'è questa cosa sul collo, però mi ha detto visto che l'altro l'abbiamo analizzato ed è un lipoma sicuramente, visto come si presenta il tatto eccetera eccetera, sono sicuro al 99% che anche l'altro sia un lipoma perché sono così bianca, quindi non ti preoccupare. E io in realtà volevo comunque fare i raggi, cioè volevo comunque analizzare in qualche modo, però mi ha detto guarda, non ha alcun senso perché 99% anche questo è un lipoma, non ti preoccupare. E mi ha detto comunque che tra 2 mesi la vuole rivedere per vedere se sono cresciuti questi lipomi eccetera eccetera, per adesso non è assolutamente necessario rimuoverli. E poi mi ha detto sostanzialmente che questi lipomi sono dovuti al fatto che Gatta Stellina è un pochino cicciottella. Mi ha detto che deve perdere peso, mi ha dato delle crocchette dietetiche che dovrà mangiare, cioè mi ha dato il nome di queste crocchette dietetiche della Royal Canine che dovrà mangiare e basta, questo è quanto. Sono molto sollevata, molto contenta perché ragazzi, non sapendo di che cosa si trattava e non avendo mai avuto un'esperienza del genere, perché nessuno dei miei gatti ha mai avuto un lipoma, un accumulo di grasso, niente, cioè non mi era mai capitato, quindi ecco, anche poi il veterinario al telefono, ecco, mi avevano fatto preoccupare non poco, comunque vabbè. L'importante è che sia andato tutto bene ragazzi, quindi grazie per l'energia positiva che avete mandato a Gatta Stellina, grazie perché vi siete preoccupati in tantissimi, su Instagram in particolare ho ricevuto un sacco di messaggi, quindi grazie, grazie, grazie. Adesso Gatta Stellina, andiamo a vedere cosa combina. Gatta Stellina, sei contenta Gatta Stellina che sei tornata a casa?
Sei contenta, gatta Stellina? Sei contento che è tornata gatta Stellina, povero gatto Demer? Sì, patatina mia. Gatta Stellina, mi hanno detto che sei grassa. Devi dimagrire, gatta Stellina, sei cicciona. Sei cicciona? Ed è quella che si fa le unghie sul grattino nuovo. Alleluia, evviva, così non mi rovini più il divano. Evviva! Brava, gatta Stellina. Brava gatta Stellina, brava gatta Stellina. Sì, anche tu sei bravissimo, non hai fatto niente ma sei bravissimo. Bravo gatto Denver, bravo gatto Denver. Sì, ragazzi, queste ciabatte Louis Vuitton, veramente, io non ho parole. Cioè, non ho parole, lasciamo stare. Non menzioniamo. Gattoni? Che cosa ci fate qua? Che cosa ci fate qua voi due? La Stellina si sta godendo il sole. Gatto Denver, gatto Denver. Un raro avvistamento, ragazzi, di gatta Stellina e gatto Denver vicini, perché di solito gatta Stellina non apprezza tanto la vicinanza. Sì, sei bravissimo tu. A te non hanno mai detto dal veterinario che sei tanto arrabbiato. Gatto Denver è un angioletto pacifico, invece gatta Stellina... Gatta Stellina si arrabbia, gatta Stellina si fa rispettare. brava gatta Stellina. Oggi ho messo questo maglioncino che è nuovo, l'ho appena preso da Bershka e mi piace un sacco, lo trovo molto carino, ha un bellissimo colore e oggi ho indossato anche, che prima non so se avete visto, ho indossato anche la nuova Chanellina. Lo trovo molto primaverile come colore, quindi la sto indossando molto ultimamente, insomma per quel poco che posso, per quelle poche uscite che faccio, tipo appunto supermercato e robe varie. Comunque volevo farvi vedere, ragazzi, mi sono arrivate delle cosine da Diego Della Palma, guardate che meraviglia. Vi faccio vedere, ve le farò vedere anche su Instagram, faremo un vero e proprio unboxing. È la nuova collezione primavera-estate 2021, adoro. Vediamo le cosine che ci sono. Allora, questi sono molto interessanti, My Second Skin, sublimatore di incarnato fluido. Scusate il rumore, ragazzi, ma sono i vicini che stanno ristrutturando casa e c'è un casino allucinante. Comunque, ho provato questo, il medium to light, c'è anche il medium to dark, però il medium to light mi sembra... No, forse è anche giusto, non lo so, un pochino troppo scuro onestamente per la mia pelle, cioè si vede parecchio, peccato. Poi, molto interessante, c'è questo primer illuminante, ho già provato un primer, Diego Della Palma, mi era piaciuto molto. E poi c'è una matita labbra lunga durata resistente all'acqua, un eyeliner verde, devo assolutamente vedere il colore, davvero molto molto bello questo colore, che poi è lo stesso che ha la modella come ombretti. Vediamo infatti la palette di ombretti, che sono curiosa, ed effettivamente c'è questo verde stupendo che è quello che indossa la modella, adoro. Molto belli anche gli altri colori, la useremo in un tutorial, se volete fatemi sapere nei commenti, a me piace un sacco. Poi ci sono questi tre rossetti che, ragazzi, sono stupendi, guardate questo nude quanto è bello, ve li ho swatchati, anche adesso vi faccio vedere anche questo che è più sul rosato, sempre chiaro però un pochino più sul rosato, e poi c'è questo che è tipo un color ciliegia, e questi sono gli swatch, si vede sotto il fondotinta che è decisamente troppo arancione per me, però... Questi sono gli swatch, specialmente i primi due, quello nude e quello rosato, voglio assolutamente usarli perché mi sembrano fantastici e in più sono anche molto pigmentati, spero riusciate a capirlo perché la luce è forte, ma sono anche molto molto pigmentati. E poi c'è questo trio di blush che è anche molto molto bello, uno un pochino più sul pesca, poi c'è questo un pochino più neutro e l'ultimo è un pochino più rosato, e questo ha anche dei micro glitterini, sono molto molto belli.
E poi, ragazzi, questa è una cosa che ho ordinato invece io su Etsy e non mi ricordo cos'era il cristallo. Vabbè, comunque è di Sailor Moon. E ragazzi, cioè, non è la cosa più meravigliosa che voi abbiate mai visto. È una collana, adesso la spacchettiamo. Ok, è bellissima, peccato che non sia un pochino più piccolina, altrimenti sarebbe molto più portabile. Però ragazzi, se... Ciao gatta Stellina, se come me siete super fan di Sailor Moon, date un'occhiata a questi ciondoli su Etsy perché ce ne sono anche altri e sto pensando di ordinare già, di ordinarne già un altro. Adoro, sono bellissimi. Finita una video call di lavoro, ragazzi, sto ancora un pochino al computer perché devo rispondere a diverse email e fare un paio di fatture. E non guardate le mie unghie perché domani ho finalmente appuntamento dalla nail artist, ragazzi, che hanno riaperto gli estetisti dopo tipo mesi, cioè tre mesi di chiusura e finalmente farò fare il semipermanente appunto all'estetista. Comunque finisco di lavorare al computer e poi andiamo un attimo al supermercato. Mega evento oggi, veramente esco di casa due volte, che in questi tempi è veramente una cosa più unica che rara. Che bellezza, ragazzi, andare al supermercato e passeggiare per questi canali. Stupendo. Come vedete, bar e ristoranti continuano ad essere chiusi. Questa è una panetteria che di solito la mattina è aperta, ma appunto tutti bar, caffè, ristoranti chiusi. Siamo quasi arrivati al supermercato. Questa è la città, parecchio vuota, ci siamo solo noi residenti praticamente, ma è sempre bellissima. Tornata a casa, vi faccio vedere le cosine che ho preso al supermercato. Dovete stare a dieta, gatto Denver, deve stare a dieta, gatta Stellina, ma anche tu. Lo so che non sei d'accordo, gatto Denver, ma è così. Siete cicciotti. Con Denver che piange disperatamente perché vuole la pappa in sottofondo, abbiamo preso, allora ho preso questi biscotti per Pasqua con gli Smarties, lo so ragazzi, peccato di gola, ma sono strabuoni. Poi ho preso mix di frutti di bosco, fragole, mirtilli e more. Non demordi proprio tu, eh? Poi ho preso dell'uva e questa uva che compro qui non ha mai tipo i, come si chiamano, tipo i nocciolini all'interno, non lo so, ma è un, non so se è un particolare tipo di uva che non li ha, oppure se sono strani qua in Olanda. Poi ho preso questo è l'affettato di pollo, molto leggero. Poi ho preso questi biscotti freschi. E li fa la panetteria del supermercato e sono due biscotti al cocco, sono molto buoni. E poi intravedete già i caffè di Starbucks. Tan tan. Ho preso un frappuccino. Questo ultimamente sta diventando il mio preferito. Anche questo è al caramello. Gatto Denver, proprio una cosa incredibile. E poi ho preso una spremuta fresca. Questa è arancia e fragola, strabuona, senza nient'altro di aggiunto, conservanti, niente, sono fantastiche. E poi ho preso due confezioni del mio tè preferito in assoluto, scoperta recente, ma è questo della Lipton, appunto il tè con menta e lime, che ragazzi è super dissetante, lo adoro. Quindi queste sono le cosine che ho preso, niente di che, in realtà mi ero rimasta senza fragole e senza i miei prelibatissimi Starbucks. Ah, non vi ho fatto ancora vedere qui su YouTube, su Instagram sì, ma su YouTube no, vabbè, non è niente di che, ragazzi, però piccola aggiunta e finalmente posso dire di aver finito la cabina armadio perché finalmente mi è arrivata la mensola, l'ultima mensola che avevo ordinato da IKEA che era sold out per secoli. Finalmente c'è stato il restock e l'ho presa subito l'ultima mensola appunto per sistemare i maglioni che sono molto più in ordine così perché
prima veramente non ci stavano. In realtà alcuni di voi mi hanno detto di ordinare tutto per colore, ma onestamente non mi va tantissimo perché poi ogni volta sarebbe un casino, quindi per il momento questo è quanto, però anche questo lato è sistemato, devo solo mettere via tutte queste scatole in cantina, non lo so, sono piena di scatole Chanel e Louis Vuitton e eccetera eccetera, che ho già la cantina piena comunque, e non so neanche perché le tengo tra l'altro, cioè potrei tranquillamente tenerne una, invece no tutte. Comunque sì, questo è quanto, l'altra parte l'avete già vista, è già completata, assolutamente finita, super super proud perché ho montato io un bel, cioè questo pezzo e questi due in alto, l'avete visto nell'altro vlog, adoro. E poi ragazzi, volevo aggiornarvi su questa crema, la Unicorn Fruit. Questo è, non è una crema per il corpo, è un burro per il corpo, è un body butter, è del marchio Truly. Io l'ho presa sul sito Sephora francese, perché qui in Olanda non c'è, quindi ordiniamo sul sito francese, ma so che si trova anche su Sephora Italia, e si chiama Unicorn Fruit perché è appunto colore arcobaleno ed ha un profumo, ragazzi, dolce, non so bene descriverlo, forse zucchero filato è il gusto che mi viene in mente, ma ha un profumo che io amo e mi piace tantissimo ovviamente il fatto che sia così arcobalenosa, però questa crema ha una consistenza molto particolare, è estremamente estremamente densa, infatti questo, cioè il prodotto che ho utilizzato io è veramente veramente tanto per essere così densa, quindi è da un po' che la uso. Alcuni di voi mi hanno detto che non impazziscono per la consistenza di questo prodotto, sono d'accordo, ha una consistenza strana perché è molto molto denso, non è facilissima da stendere, però ragazzi idrata benissimo, io l'applico anche sulle cuticole, sulle mani quando sono super secche ed è fantastica, la uso anche per i piedi e per quanto mi riguarda è super 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 consigliata. Sto giocando a The Sims, questa è la mia famiglia, vi faccio vedere. Allora c'è lei e la mamma che è un medico, ho preso l'expansion pack per le carriere, poi c'è lui che è il papà, eccolo, questo è il papà, anche lui medico, si sono conosciuti sul lavoro. E poi hanno una figlia teenager che è lei, ribelle, si è appena fatta i capelli con le ciocche rosa. E poi hanno un altro bimbo più piccolo che sarebbe lui. Visto che ovviamente imbroglio, li ho fatti, eccolo così riuscite a vedere, li ho fatti diventare ricchissimi, hanno tipo 9.700.000 simoleons, simoleons, come li pronunciate, comunque vabbè, è quasi il massimo, e quindi sono ricchissimi, infatti ho preso una casa fighissima, ve la faccio vedere bene, tadan, con piscina che ho costruito io, molto fiera tra l'altro, secondo me è riuscita molto carina anche con gli ombrelloni e le sedie a sdraio. E poi questo è il piano di sopra, scusatemi se sto andando un po' veloce, ok, questo è il piano di sopra e questo è il piano di sotto. Come potete vedere anche tutte le skills, anche qui ho usato i cheats e l'ho messo tutto al massimo. Adoro questo giochino ragazzi, cioè ci passo veramente ore e ore, non mi rendo neanche conto. E a proposito di The Sims, quando su Instagram vi ho detto che stavo giocando The Sims, mi avete detto in tanti di farci un video, quindi vorrei chiedervi che tipo di video vorreste vedere, cioè una specie di gameplay oppure una diretta, non lo so, ditemi voi, non sono sicura di dedicare un video a un gioco perché non è una cosa che ho mai fatto sul canale, però se mai dovessi farlo per un gioco dovrebbe essere The Sims, perché ci giocavo già tipo quando c'era il 2 e poi mi ricordo che era uscito il 3 mentre io ero super super appassionata e avevo giocato tantissimo anche con il 3, avevo preso un sacco di expansion packs, si chiamano expansion packs, sai, sì, qui uguale, mi sono già scaricata le stagioni, appunto i vari lavori, le varie carriere
e sto adorando. Non è cambiato tantissimo visto da The Sims 3, che era quello cui giocavo io, e The Sims 4, però mi sta piacendo tantissimo. È arrivata la mia cenetta anche oggi, sushi, e le porzioni sono gigantesche, devo dire. La prima volta che ordino da questo ristorante, che dovrebbe essere tra i top 3 di tutta Amsterdam, è, cioè, guardate che porzione di riso, pensavo mi arrivasse una ciotolina, invece è una porzione gigantesca. Anche gli edamame, ce ne sono tantissimi. Poi ho preso 4 nigiri al salmone, ho preso il roll con il gambero fritto e poi ho preso quest'altro roll che è con il cream cheese, che sarebbe il Philadelphia e salmone. È ora di mettermi al montaggio di questo video, ragazzi. Pronto qui il mio computer, quindi vi auguro una buona notte, buongiorno, qualsiasi momento della giornata stiate guardando questo video. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio grandissimo, sono tanto contenta e sollevata che sia andato tutto bene, che Gata Stellina stia bene, voi non avete la minima idea, riesco veramente a togliere un po' la tensione soltanto adesso che la giornata è finita, sono proprio contenta, quindi bacio grande mia family, vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte, grazie ancora per aver mandato tantissima energia positiva a Gatta Stellina, che è servito tanto, quindi bacio, a domani, ciao!